Buongiorno cari amici di Y2K Sailing Adventure. Abbiamo uno sfondo un po' diverso del solito. CPT? Anche i miei capelli. Anche i miei capelli, avete potuto vedere che siamo stati a renderci civilizzati di nuovo. Come potete vedere siamo a casa. Siamo in Lombardia. D'estate fa veramente tanto caldo, ma meglio così che d'inverno. E avete visto che siamo partiti, siamo arrivati venerdì, distrutti. Oggi è una delle tante giornate che ci aspetteranno da qui a fine di settembre, in cui andremo a fare commissioni. Abbiamo tante cose da fare, tante cose amministrative da smaltire. Comunque, il video che andrete a vedere racconta la nostra avventura, dalla navigazione, da quando abbiamo lasciato le Marshall a quando siamo ritornati alle Figi. Questo è l'ultimo video della stagione, diciamo. Ovviamente noi poi continueremo a fare video, perché sapete che ci aspettano 3 mesi intensi, fra cui anche una quindicina di giorni in Croazia con i nostri amici sul catamarano. E questa è un'esperienza che non vediamo l'ora di fare, perché non siamo mai stati su un catamarano. E speriamo anche di incontrare qualcuno di voi. Ah sì, se siete in giro dalle parti della Croazia, sappiate che noi siamo lì. Faremo poi un video breve in cui vi indicheremo più o meno dove saremo, così vi daremo anche i dettagli della barca e se sarete in giro sarete più che benvenuti a salutarci, così ci conosciamo. Quindi CPT, adesso noi lasciamo i nostri amici alla visione di questo video, del video successivo. Yes, il ritorno verso sud, verso le Figi, quindi vedrete tutte le nostre peripezie. È stato un viaggio di ritorno abbastanza movimentato, ho già raccontato un pochettino nella premessa del video precedente, quando vi abbiamo raccontato la nostra vita a Majuro, la nostra vita sociale a Majuro, ma la navigazione è stata veramente un pochino movimentata, con una meteo un pochino, come dire, avversa. Mazza, quanto costa la benzina e il gasolio qua? Cosa costa CPT? Ripeti. Qua vedo 1,8,29 il diesel e 1,9,25 la super. Qua siamo vicini all'autostrada, ma la miseria. Andiamo in bancarotta prima di tornare alle Figi il 27 di settembre. No, vabbè, guardate qua che roba, traffico. Questa vita cittadina. Vabbè ragazzi. Quindi dove andiamo adesso a comprare? Adesso dobbiamo andare a comprare 2 magliette per il CPT, perché le ha distrutte tutte. Ecco, colpa mia, eh. Io distruggo sempre tutto. Vabbè, sì. E poi dobbiamo andare a comprare qualcosa per la casa, tipo dentifricio, che non ne abbiamo più. Stiamo andando avanti con quelli piccolini che danno le compagnie aeree, perché credo di averlo a casa, non ce l'ho. Poi ci vuole un pettine. Il pettine non esiste a casa. E poi cosa serve? Dobbiamo andare poi per i passaporti, dobbiamo fare le carte d'identità, e ce n'è un po' di cose da fare. Vabbè, siamo arrivati a destinazione, quindi ragazzi, buona visione del video, ci vediamo presto e alla prossima. CPT? Ciao! Dobbiamo andare prima qui o là? Andiamo qua. Buongiorno ragazzi, oggi è una settimana che il tempo è così. Adesso si sta aprendo un pochettino, ma stanotte, ieri, ha fatto un'acqua della Madonna. Stiamo facendo acqua con un nuovo metodo tecnologico, moderno, pratico e ecologico. Tutto. Un bellissimo imbuto collegato a un tubo collegato al nostro serbatoio di poppa. E devo dire, non è uno dei metodi migliori, perché ovviamente l'imbuto è piccolino, ma l'abbiamo così inventato al volo, perché è un peccato sprecare tutta quest'acqua, ma funziona. Abbiamo riempito il serbatoio di poppa
L'altro ieri e oggi con la tempesta che è venuto giù di pioggia lo stiamo riempendo di nuovo. Lo perfezioneremo. Intanto qui c'è l'altro secchio che accumula acqua e con questa ci lavo di solito il pozzetto, eccetera. Vabbè, comunque ragazzi, qua il tempo fa veramente schifo e siamo sotto una convergenza continua, ci dà solo un giorno e mezzo di respiro e poi dopo ritorna perché l'Aliseo non c'è più e quindi arrivano queste traff, queste basse pressioni, queste cose. Ci siamo un po' rotti le scatole, abbiamo avuto una stagione un po' complicata dal punto di vista della meteo e ci siamo un po' rotti le scatole, dobbiamo ammetterlo. Ma comunque adesso c'è il CPT che sta guardando la meteo per poter lasciare le isole Marshall e di nuovo fare rotta verso sud, verso le Figi. Non sappiamo se faremo rotta diretta, pensiamo di no, pensiamo di fermarci se possibile a Funafuti. Se la meteo peggiora invece ci fermeremo alle Kiribati, ma no, speriamo di no perché non vorremmo evitare le Kiribati. È una trappola le Kiribati, è una trappola. Siamo qua, c'è Pico, i nostri amici tedeschi, eccoli là. E anche loro probabilmente partiranno come noi. E fra noi pensiamo che se la meteo è confermata di poter partire questo giovedì o il prossimo venerdì, adesso faremo tutta una serie di analisi fra il CPT e i nostri cari amici di Gulf Harbor Radio. David e Patricia, lui è un grande meteorologo, quindi ci dà una mano, molto una mano, per capire cose che magari noi non capiamo, non vediamo a lungo termine. Uno dei vari groppi a 40 nodi ci ha stracciato una parte della zip che collegava il bimini alla parte anteriore, a un telo anteriore che usavamo per coprire leggermente la tuga. Vedete, vi faccio vedere da fuori anche se piove. Ecco, guardate. Ops. Ecco, guardate, ha strappato tutto qua. Come vedete, e questo ha bisogno di una sistemata dal punto di vista da qualcuno professionale, non posso farlo io senza macchina da cucire. Il problema è che il bimini è andato. Probabilmente lo faremo rifare in Nuova Zelanda e nel frattempo tamponiamo con un qualcosa alle Figi, perché qualcosa dobbiamo fare perché non possiamo tenerlo così. Abbiamo la randa zuppa, dentro c'è hai voglia di dargli una spallata? Capisci che... Siamo all'ufficio della Port Authority per pagare la fee di uscita. Oggi è il giorno di uscita dalle Marshall, dovrebbe essere questo ufficio, ma ovviamente è chiuso. Ovviamente è chiuso. E vabbè, dai. Speriamo di non aspettare ancora troppo, perché poi sennò bisogna passare al pomeriggio, perché chiudono a mezzogiorno e riaprono le 2 per pranzo, lunch time, quindi bisogna aspettare. Vediamo, vi tengo aggiornato. Adesso che ore sono? Sono le 10:30. Vediamo che ora ci fanno pagare qua. Siamo al piano di sotto dove c'è, sarebbe da pagare, non è l'ufficio giusto, è dove si paga, questa è la cassa. E guardate che bello questo, veramente spettacolare, fatto con la lana, veramente veramente molto bello. 9 in the evening I would say.
Ho fatto il pagamento, abbiamo fatto il certificato che avete visto e sono andato anche a pagare alla cassa. $10, è passata la paura e adesso andiamo all'immigrazione e poi alla custom. Speriamo di riuscire a fare tutto prima e mezzogiorno, se no devo fare il pomeriggio. Dunque siamo venuti prima all'immigrazione, perché di solito si fa prima immigrazione e poi dogana, invece no, qua è il contrario, prima custom e dopo immigration. Vabbè, meno male che è vicino, speriamo di non bloccarci sempre per l'ora di pranzo. Questo è il palazzo della custom dove siamo già stati per quando ci è arrivato l'alternatore con FedEx. Dunque, l'aggiornamento è il seguente: non c'è corrente e quindi l'ufficio è chiuso. Quando si riapre non si sa, quando torna la corrente, quindi mo vediamo. Adesso avviso Ale che è in barca. Sono le 4:30 del pomeriggio e siamo finalmente all'immigrazione. È stata una lunghissima giornata e però ce la stiamo facendo. Dopo, dunque, abbiamo iniziato stamattina alle 10, sono le 4:30, vedete un po' voi. Va bene. Siamo già stanchi? Siamo già stanchi. Siamo appena partiti. Siamo partiti da Majuro, non abbiamo tutta sta voglia. Pazienza, dobbiamo farlo. Ecco il nostro ancoraggio di Majuro, il pontile. Ci mancherà? Wow, nemmeno tanto, sai che ha piovuto troppo, è stata veramente giornata di piogge pazzesca, come vedete anche adesso il tempo è meraviglioso, no? Giusto, c'è un po' di sole qua adesso, ma nuvoloni. Cosa ci aspetta? Ci aspettano 1000 miglia almeno fino alle Tuvalu, se non ci fermiamo alle Kiribati, e i primi 2 giorni dovrebbero essere con vento abbastanza tranquillo, 14, 15, 17 nodi al massimo, da est-nord-est. La prima notte ci dovrebbe essere un po' di pioggia, così come la seconda, e poi passata a buttare i tari. Me la sono ricordata, Ale. Passato a buttare i tari dovrebbe diventare molto più secco, fino a quando non arriveremo vicino alle Tuvalu, che ripioverà di nuovo. E vabbè, questa zona è fatta così, non vediamo l'ora di tornare alle Figi da questo punto di vista. Altro da aggiungere? No, niente da aggiungere. Tutto ok. Va bene ragazzi, vi teniamo aggiornati. È la mattina del primo giorno di navigazione. Stanotte abbiamo avuto solo uno scuro, un record negativo per questa zona. Siamo di Bolina Larga, sono circa 17 nodi. Il mare non è mossissimo, si balla un po', ma nemmeno tanto. La barca va bella spedita, dritta per dritta. Abbiamo un pochino di venti in corrente contraria, ma vabbè, si fa quel che si può. Dunque, ieri abbiamo fatto 130 miglia nella giornata, nelle 24 ore, quindi è andata abbastanza bene, nonostante siamo andati un pochino più piano. È stata una giornata diversa sicuramente, ci eravamo lasciati che la mattinata era stata decente, poi a metà del pomeriggio ha cominciato a nuvolarsi seriamente e sono iniziati i groppi e temporali, e alcuni anche abbastanza violenti, quindi apri chiudi, destra sinistra, tant'è che la traccia della nostra rotta sembra veramente fatta da un pittore alcolizzato, fa così proprio, una roba pazzesca. Vabbè, detto questo, nella notte non sono altro che aumentati questi fenomeni e a un certo punto è morto anche il vento verso le 3 e con esso se ne sono andati anche i groppi, sono stati soltanto piccolini. E a quel punto abbiamo acceso motore e l'abbiamo rispento di nuovo questa mattina verso le 6:30 quando è tornato il vento e siamo ancora a vela. E nel giorno, durante la giornata, dovrebbe il vento girare a est-sud-est, il che non ci consentirebbe di avere una navigazione verso sud-est, cioè la destinazione che vogliamo raggiungere. Quindi stiamo pensando se entrare a Tarawa, alle Kiribati, e fare dogana per un paio di giorni e aspettare che il vento torni a nord-est per quindi ripartire verso Tuvalu. Ma le previsioni sono assolutamente incerte e lo decideremo soltanto domani pomeriggio quando saremo in prossimità di Tarawa.
Questo è il ragionamento di oggi, che è stato, si è concluso il secondo giorno di navigazione. Ci sentiamo domani, ciao a tutti! Ciao a tutti cari amici, siamo a Dabayang. Per chi ha seguito la nostra salita verso le Marshall si ricorderà che siamo andati a trovare il nostro amico Nick a Dabayang. Purtroppo questa volta non possiamo andarci per problemi burocratici, perché sarebbe troppo complicato da spiegare, voglio fare un video breve. E dunque ci siamo lasciati ieri a mezzogiorno, questo è l'aggiornamento delle 24 ore. Ieri pomeriggio abbiamo avuto vento leggero da est, abbiamo navigato tutta la giornata molto bene, nella notte qualche groppetto molto leggero da ovest ci arrivava, mentre noi andavamo sempre a vela e si dormiva tranquillamente in pozzetto sotto le stelle, bellissimo. E a un certo punto verso le 3 il vento è assolutamente crollato e girato a sud-est come era previsto, e abbiamo acceso il motore e stiamo facendo rotta a Tarawa, dove abbiamo deciso di entrare. Entreremo a Tarawa e staremo un paio di giorni, perché non ha assolutamente senso andare verso sud, noi dobbiamo andare a sud-est verso le Tuvalu, il vento viene da sud-est e tra l'altro incrementa anche a 15 a 7 nodi. Quindi vorrebbe dire fare una bolinazza verso est per prendere un po' di strada per poi andare verso sud. E abbiamo deciso di fermarci un paio di giorni, quindi ripartiremo martedì o mercoledì, oggi qui è domenica, faremo custom domani mattina e ripartiremo quasi come detto o martedì o mercoledì. Vediamo se questa strategia paga. Ale si sta divertendo con i delfini davanti, e io c'ho un'altra nave che sta uscendo. Oh, signore. E nelle passe è molto facile trovare i delfini, perché giocano con le correnti e poi c'è tanto pesce, quindi è facile, è facile. Why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night? Madonna, che figata! Era un po' che non vedevamo tramonti così. Ed eccoci a Tarawa, o meglio, ieri CPT ha già raccontato che siamo arrivati a Tarawa e perché. Tarawa? Ma non dovevamo rivederci più? Vabbè. Adesso abbiamo fatto il check-in, sono venuti gli ufficiali questa mattina verso le 11:30, no, anche più tardi devo dire, allo mezzogiorno, prima di pranzo. Meno male, perché si è alzato un est sui 16 nodi, che in quell'ancoraggio del cavolo di Bessio o Bessio, che si si voglia, tira su un'onda che sbattevamo come le matti. Vabbè, adesso abbiamo un paio di problemini. Problema numero uno, abbiamo trovato dell'acqua salata nel vano motore, sotto al motore, e non sappiamo da dove cavolo arrivi, pochissima, però ovviamente Max, il CPT non è contento, nessuno è contento, è acqua pulita, salata, quindi ci sono due alternative, o era in giro, o è dal dissalatore, o è dal circuito di raffreddamento del motore. Però in entrambi i casi, ma giuro che abbiamo fatto andare il motore per far andare il dissalatore, ci siamo spostati nei vari ancoraggi, non abbiamo mai trovato niente. Quindi boh, problema numero due, again il verricello della catena dell'ancora, dell'ancora non va, cioè va lento, va piano, e questo era un problema che c'era successo alle Tuvalu già. E questa cosa mi fa diventare un animale, perché poi sono io che mi devo infilare in quel cavolo di buco
e tirare fuori quel cavolo di motore per pulirlo, cioè proprio per pulirlo, lo pulisce il CPT ma io lo devo tirare fuori. Questa cosa ci fa diventare una bestia, anche perché adesso il CPT è incacchiato nero per tutti questi piccoli problemini, ha deciso che deve problema vendere. Problema numero 3. Che vuole cambiare il vericello. Problema numero 3, dice CPT. Ci si è rotto un frigorifero, quello a pozzetto. Quindi capite che siamo un pochino... ecco. Qualcuno che porta sfiga, eh. Quindi o metti mi piace e sei contento per noi, anzi scontento visto che abbiamo queste rotture, o c'è qualcuno che porta sfiga. Esatto, no, io non credo, però a questo punto penso di sì anch'io. Vabbè, quesito numero 4, quando andremo via da questo posto? Teoricamente dovremmo andare via mercoledì, ma il problema è che adesso le previsioni sono cambiate leggermente. Mercoledì sì c'è nord-est, però gira immediatamente a est-sud-est, 80-90-100, e questo vuol dire per noi farci una bollina a 45 gradi al vento, che sinceramente... per 700 miglia. Per 700 miglia, quindi le decisioni sono, ci fermiamo qua un paio di una settimana, 10 giorni, quello che sia, e andiamo ad Abayang a visitare l'amico Nick, oppure aspettiamo, nel frattempo magari invece tiriamo dritto sulle Figi direttamente senza andare a Funafuti. Boh, questo è... ecco, CPT sta facendo un segno. Questa è una bella idea. Perché noi dovremmo andare verso sud-est per andare alle Tuvalu. Se invece tirassimo sud, arriveremmo sulla parte ovest delle Figi. Ale, non hai detto una stronzata. Io non le dico mai, le cavolate. Non le dice mai, ovviamente non le dice mai, sono... però è una potrebbe parte essere... ovest vuol dire che non si va a Savu Savu ma si va a Wunda. Si va dopo a Savu Savu. Addio. Siamo partiti da Abayang con questo tramonto pazzesco, guardate che roba. No, da Abayang. Siamo partiti da Tarawa, sono rimbambito. E di qua una luna incredibile. Veramente bellissimo, veramente bello, bello, bello. E abbiamo da fare 700 miglia per andare a Tuvalu, purtroppo di bollina, e in questo momento siamo di bollina abbastanza stretta per cercare di recuperare un po' di miglia e gradi a est, in modo tale da poter poggiare un pochino dopo, un po' più avanti. Ne approfittiamo adesso che il vento è un po' più debole e c'è poco mare, e per stare un pochino più stretti. Vi terremo aggiornati ancora più tardi. Intanto godetevi ancora questo tramonto perché è veramente incredibile. Don't you let that boy see the sun lest he find his path. I have a night. La luna di nuovo. Mega groppo in arrivo. Mi sono già messo la cerata. Uso Avea di prua perché mi sembra ciccione, faccio sempre in tempo a riaprirla. Ho acceso il motore e teniamo solo la randa adesso perché mi sembra bello ciccione questo. E l'ho visto sul satellite, è una linea, infatti vado fino là. Mi lasci, dovrebbe essere di nuovo il sole. Ciao cari ragazzi. Hello. È un evento straordinario che per la prima volta riusciamo a celebrare quasi di giorno. Quasi. Quasi. Con la luce, diciamo. Con la luce, perché sia quando siamo passati da est a ovest, o da ovest a est, oppure quando siamo passati per altre due volte l'equatore, non siamo mai riusciti a riprendere con un po' di luce. Questa volta c'è un po' di luce per passare, ci siamo quasi. Un pochino. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Mancano 0,1 miglia. Dove sta? Qua. Lo vedete? Sì, sì, sì. Arriva. Y2K attraversa l'equatore per la terza volta. Due volte verso sud, una volta verso nord. Siamo quasi. Eccoci. One,
Adesso bisogna... Adesso diamo da bere a Nettuno, che è sempre stato bravo. Vieni. È stato bravo con noi, il CPT sta preparando. Stavolta una bella birra ghiacciata. Ma se bella fredda. Questa me la bevo io. Ha avuto il prosecco, il caffè e adesso... Birra appena aperta, quindi non pensate subito a mistificazioni. Salute Nettuno, grazie! Grazie Nettuno, come sempre! Tanto lui ci guarda su Mare in Traffic, quindi... Lo sappiamo già! Non la bevo io! Bevi CPT, bevi! Ubriacati CPT! Io non bevo, ma la bevo lo stesso! C'è un mare che rompi... che dà fastidio! Torniamo in rotta. Ciao! Giornata numero 3, la mattina del quarto giorno, ma in realtà si sta chiudendo il terzo giorno verso mezzogiorno. E oggi è una giornata molto molto calma. Vedete, 0 vento, ci sono 5 nodi da 120 gradi, cioè da est, nord, est, sud-est. E ho appena acceso il motore perché facevamo a 2,5 nodi. Quindi abbiamo ancora gasolio da poter consumare, quindi preferisco andare avanti a motore. Quando ne avremo più, andremo a 2,5 nodi. Incredibile. Giornate meravigliose. Certo, molto meglio così che quando siamo venuti giù, venuti su, scusami, quando siamo venuti da nord qualche mese fa, che qua era... groppi su groppi, temporali, una roba drammatica, quindi molto meglio così, ce la si gode un pochino di più. Ciao ragazzi! Che alba pazzesca! Well, I left my shores 1 month ago. Di là c'è la luna. Across the blue, the waters teemed with violent storms to send my boat and true. Atlantic bound, I was no more. Indian, a far off Thor. The wind and wind. Ho accelerato perché questo è veramente grosso. Continuo a tornare. Pacific, eccoci nel bel mezzo della tormenta. Sono 27, 29 nodi, qui sono raffica 30. Sto molto orzato in modo tale da farmi aiutare la randa ad andare. Stiamo facendo 5,5 nodi. Ho il motore acceso che non sta spingendo molto. C'è 30 fisso. Incredibile la differenza tra 25 e 30. È un abisso. Now apart from silver stars at dark I could not tell my way. Siamo entrati in un altro groppo, anche questo pazzesco, viene giù l'acqua della Madonna. Ma quando dico della Madonna è veramente così, una cosa pazzesca. Non è tanto forte come intensità di vento, perché ha fatto al massimo 25 nodi, adesso siamo a 11 o 12, ma è veramente impressionante l'acqua che viene giù. Cumulo nemfo. Non vedo più niente. Questo è alto giornalismo. Che dire ragazzi, c'è un tempo di... No. Abbiamo preso tutta di quell'acqua che Dio solo sa. Siamo al punto della situazione, siamo davanti alla pass di Funafuti, sono circa le 9, vero Ale? Che ore sono? Sono le 9? 9:30 e faccio vedere qua, si vede, e siamo noi e Pico, si vede il segno della IS subito lì in alto a sinistra, quel triangolino.
ci siamo messi a driftare, cioè a scarrocciare, lasciando fuori solo la randa un po' di lato e il timone tutto contrastato a destra, e quindi siamo qua che stiamo ballonzolando davanti all'isola. Adesso aspettiamo un'oretta che dovrà venire fuori la luna, solo che è completamente oscurato, perché se viene fuori la luna, oggi c'è la luna veramente ancora molto grande, ci illumina quel sufficiente per vedere non la pass, perché abbiamo le tracce, ma per vedere se la pass è praticabile, se ci sono onde alte, cioè queste cose che normalmente una pass hanno, perché una volta che vediamo che la pass è praticabile seguiamo la traccia, non è assolutamente un problema, che è la nostra traccia che siamo fatti quando siamo usciti, quindi siamo sicuri della percorribilità. Adesso andiamo a farci un piatto di pasta, una lavata di faccia e ci sentiamo dopo. Ormai siamo stati 40 metri. Ecco qua ragazzi, eccoci di nuovo qui a Funafuti, Tuvalu. Ta-da! Questa è un'altra storia. E ve la raccontiamo nel prossimo video.